fra poco a Voyager. Analizzeremo scientificamente alcune delle più sacre reliquie della cristianità. Scopriremo le incredibili proprietà dei materiali in grado di renderci invisibili. Ma proseguiamo ora con la nostra indagine. Stiamo affrontando un viaggio tra scienza e fede per capire quale potere esercitano ancora oggi le reliquie. Cominciamo un viaggio tra scienza e fede, tra sacro e profano. Partiamo da Viterbo, dove stiamo per assistere a qualcosa di realmente sorprendente. Faremo il giro dell'intera Europa per scoprire cosa possono riservarci le reliquie. Sarà un viaggio proprio a caccia di reliquie. Qui c'è una tradizione che dura da 7 secoli, qualcosa di unico al mondo. Il suo nome, macchina di Santa Rosa. Stiamo per andare in un luogo particolare, stiamo per arrampicarci. Arriveremo in vetta ad una costruzione di circa 30 metri, come un palazzo di 10 piani. Una struttura gigantesca, una macchina, così viene chiamata, altissima, che viene trasportata per le vie cittadine per ricordare la traslazione del corpo della Santa avvenuto, pensate, nel 1258. Siamo arrivati all'ultima stazione che si può praticare con l'impalcatura. La salutiamo, lui è uno dei facchini che porteranno nella notte dedicata a Santa Rosa questa macchina, ma adesso noi dobbiamo andare ancora più in alto perché dobbiamo fare qualcosa di particolare. Beh, emozionante ritrovarsi qui in cima, a 30 metri si vede tutta la città, si vede tutta Viterbo e siamo proprio di fianco alla statua della Santa. E qui facciamo qualcosa di particolare, come abbiamo detto. Questa piccola telecamera, sarà una delle tre che monteremo sulla macchina di Santa Rosa, ci permetterà di vedere il trasporto direttamente da qui in alto, dai 30 metri della macchina di Santa Rosa. Come è noto, la macchina di Santa Rosa prende l'avvio dalla famosa processione del 4 settembre 1258 voluta da Papa Alessandro IV per trasportare il corpo incorrotto di Santa Rosa dalla chiesa di Santa Maria in Poggio fino all'attuale basilica. Da qui è nata questa tradizione importantissima che solo nel XVII secolo ha cominciato ad assumere le dimensioni che ha attualmente. Nata in una famiglia poverissima, Rosa è una bambina gracile e cagionevole. Ma nonostante i suoi limiti fisici, a soli 10 anni, durante l'assedio di Viterbo da parte dell'imperatore Federico II, diventa un simbolo per i suoi concittadini. Li incoraggia a resistere, prega per loro e percorre le strade di Viterbo con la croce, sino nel cuore della battaglia, tanto da essere ferita da una freccia. Santa Rosa visse nel periodo del XIII secolo in piena lotta tra impero e papato. Viterbo in quel periodo è, tra virgolette, l'ombelico del mondo, perché diversi conclavi ed elezioni pontificie si svolgono qui, nella città. Terminato l'assedio, Rosa prende i voti come terziaria francescana
continuando a predicare per le strade di Viterbo. Muore a circa 20 anni, nel 1251, ed è sepolta in una fossa comune. Ma la sua fama giunge sino a Roma e il Papa, 18 mesi dopo la sua morte, decide di riesumare la salma. Incredibilmente, tra tanti cadaveri disfatti dal tempo, il corpo di Rosa viene trovato intatto. Il fatto che alcuni santi abbiano il corpo incorrotto è notizia che spesso abbiamo letto su diverse fonti. Ma la storia del corpo di Santa Rosa è un po' diversa. Il suo corpo incorrotto rappresenta un caso praticamente unico. Alcuni dicono che si tratti di una mummificazione naturale. Recentemente un team tecnico-scientifico ha esaminato il corpo e ha scoperto qualcosa di decisamente originale. Il professor Luigi Capasso, ordinario di antropologia presso l'Università di Chieti, è uno dei massimi esperti al mondo nello studio delle mummie naturali. È lui che ha potuto esaminare il corpo di Santa Rosa nel 1996. Santa Rosa rappresenta un esempio di mummificazione naturale. La mummificazione naturale è un evento raro ma possibile, tra l'altro ben noto anche in Italia, in Abruzzo, in Umbria, ci sono esempi di mummificazione naturale. Ma qui ci troviamo di fronte ad un caso di mummificazione particolarmente buona, come abbiamo visto attraverso le analisi radiografiche. Il fatto che sia rimasto incorrotto è riconducibile presumibilmente a un fatto naturale, perché venne prima tumulato nella nuda terra dove rimase all'incirca per 20 mesi. Successivamente venne collocato all'interno della chiesa sotto una lapide in peperino. Presumibilmente questo fattore, sicuramente aiutato anche dal microclima della chiesa, ha aiutato a conservare il corpo. Il corpo di Santa Rosa, dunque, presenta uno stato di conservazione eccezionale. Ma il professor Capasso ha scoperto qualcosa di ancora più sorprendente. L'esame radiografico del corpo di Santa Rosa da Viterbo ha dimostrato lo stato degli organi interni, perfettamente conservati. Erano mummificati addirittura il cervello, il fegato, che apparivano come ombre radiografiche. La radiografia del torace mostrava un'anomalia particolare, mancava lo sterno. E dunque avevamo bisogno di guardare il corpo della santa anche dall'interno, con una endoscopia. L'endoscopia ha dimostrato che effettivamente lo sterno non c'era. Al posto dello sterno vi era del tessuto fibroso. Il professor Capasso ha anche eseguito l'espianto del cuore, che ora si trova custodito in una teca a parte. Ha scoperto che anche quest'organo vitale presenta una grave malformazione congenita. Il cuore di Santa Rosa ha infatti due punte, a causa della cosiddetta sindrome di Cantrell, una malattia che porta alla morte in età infantile. La domanda sul perché, su come sia possibile che una persona tanto malata sia riuscita ad arrivare ad un'età così relativamente avanzata, 20 anni circa, è l'età che abbiamo stabilito studiando lo scheletro. Questa è una domanda che non riguarda la scienza. Gli esami scientifici sulla salma di Santa Rosa hanno anche permesso di ricostruirne l'aspetto. Ecco un identikit realistico di questa fanciulla del 1200. Il corpo di Santa Rosa lascia ancora oggi aperti alcuni interrogativi che devono far pensare anche i più scettici. Tra breve vedremo il trasporto di questa enorme struttura, alta quasi 30 metri, 5 tonnellate di peso, più di 100 facchini che dalla base la solleveranno e la porteranno sulle loro spalle. Prima della processione, i facchini di Santa Rosa e i nuovi aspiranti devono superare una prova di idoneità, che consiste nel percorrere un tragitto di 90 metri con un peso di 150 kg sulle spalle.
Durante la processione, infatti, dovranno affrontare un percorso lungo oltre un chilometro, fatto di passaggi strettissimi e ripidi dislivelli, circondati dalla folla. Negli ultimi decenni le attente misure di sicurezza hanno evitato incidenti. Ma ancora oggi, prima di trasportare la macchina, i facchini ricevono una speciale benedizione in articulo mortis, la stessa benedizione che si impartiva a chi andava in battaglia o era in pericolo di vita. Per l'intercessione di Santa Rosa, nostra patrona, vi benedica e vi protegga Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Atlete viste sinistre, sotto! Prima fino a Ciuffi, sotto! Lasciamo Viterbo, non prima però di aver ringraziato chi ci ha permesso di arrivare fino a qui, di superare prima televisione, prima trasmissione, la grata che separa chi vuole venerare il corpo di Santa Rosa. Ringraziamo quindi Madre Annunziata, la badessa del convento delle Clarisse, dove è custodito il corpo di Santa Rosa.